finalmente è arrivata dal carrozziere, l'ho fatta derapata perché mi piaceva questo colore qua, e adesso rimontiamo tutto, come vedete ho già preparato per fare in modo che sia tutto in ordine, ho messo tutti i pezzi, così almeno uno sa bene dove raccoglierli dallo scatolone che precedentemente avevamo visto, che l'avevo messo dentro. Allora, l'unica cosa che ho dovuto comprare è stato il grasso al litio, che è qua, per ingrassare bene poi la forcella anteriore, diciamo, il barlume. Quindi procediamo con tutto il montaggio, con alcuni pezzi lo monteremo perché tanto andrà poi il motore, quindi vedremo poi nel prossimo video l'assemblamento del motore del BAFANG centrale. Quindi cominciamo, come ho ripetuto non serve verniciarla, se avete una bici normale vi piace così, se invece avete voglia di avere qualcosa personalizzato, allora la smontate e fate tutto, diciamo, questo lavoro, se no un lavoro che potete anche evitare di fare. Ok, allora, tanto non tutte le bici sono uguali, questa è la più ammortizzata, è una KTM in carbonio, infatti leggerissima, tutti i pezzi tranne la forcella anteriore e il manubrio, e quindi montiamo pure i pezzi che avevamo smontato. Allora, se non mi ricordo male, andavano montati qua, quindi questo è un grasso al litio, io non sapevo neanche della resistenza, l'ho letto che serviva questo, se vedete qualcosa di particolare non sono andato a leggere, quindi non vi so neanche spiegare. Comunque, allora sono parlato da un chilo, non è